Ciao a tutti, io sono Drain. E io sono Sorrow. Bentornati, mascherati e mascherate, in questo nuovo non-vlog. Adesso c'è il magico e bellissimo di TS Risponde, quindi... Ma prima vi ricordiamo di cliccare su iscriviti, se non siete ancora iscritti, cliccare sulla campanella, lasciare un mi piace e fare preventiva. Tutte queste cose di fretta, vai. E andare a guardare in descrizione che ci sono tutti i link che vi interessano, tipo quello per gli abbonamenti, dato che non abbiamo il tasto per gli abbonamenti, aiuto vi prego. E anche per Instagram. Esatto. Quindi andate di corsa. Dove probabilmente, sai che probabilmente, perché me lo dice la voce nella mia testa, inizieremo a postare molto più spesso su Instagram. Posta cose, niente. Non ci cosa? Che cos'era? Sei tu che hai parlato. Bene, oggi andremo a rispondere alle domande che ci avete fatto nei video precedenti utilizzando l'hashtag DTS Risponde, che è sempre valido se volete farci domande che verranno messe. Che è sempre lui, non cambierà mai. Sì, e tra l'altro risponderemo utilizzando come al solito il libro importante. Dovremmo fare un jingle per il libro importante. Il libro importante, perché quello, questo sempre da Arson viene e sempre plagio, Quindi, ma sapete perché noi a volte queste chicche, no? Tipo la musichetta in sottofondo, queste piccole perle di editing, non le facciamo? Non è perché siamo pigri o perché non sappiamo come farle, ma perché? È perché poi arriva YouTube e per citare... Ah, il naso è sensibile, sono come gli squali, non me lo sei come i cani, faccio così e ti ripeto. Sì. E per citare uno, hai paura? Sì! Perché non è YouTube il problema, è più che altro il... Non è quello che intendevo, io intendevo l'editing. Ah, fatto, ok, io pensavo il copyright. No, il PC ha difficoltà a reggere troppe cose, allora. Quindi abbiamo un limite di edit finché non arriva il Dominator. Ma finché non arriva il Dominator, il computer che abbiamo adesso è il Retardator. Sì, e quindi abbiamo un po' dei problemi con e fa tipo... Che devo fare? Non riesco a fare le cose. Va bene, iniziamo a leggere le domande. Daniel Catania chiede: siete amici o siete fratelli? Siamo compagni di battaglia. Siamo compagni di battaglia. E non c'è altro da dire in siamo questo senso. Siamo spartani. Sì, più o meno sì, davvero. E Antonio Caldarelli: dite spesso che il vostro canale è maledetto. Perché? Questo richiede una spiegazione approfondita, quindi mi prendo un momento. Allora, a partire da quest'estate noi abbiamo vissuto una sequenza praticamente infinita di colpi di sfiga. Prima di questo racconto che prende forma, dovete immaginarvi YouTube come un gnomo cattivo, no, e stregone. No, YouTube è un dio crudele e caotico che fa cose a caso. Ok, è come un grosso gigante inginocchiato che guarda il cielo e spara raggi laser dagli occhi. Come metafora è molto calzante. Per citare alcune delle cose che ci sono successe, quest'estate abbiamo iniziato a perdere 100 iscritti a sera, ma a blocco, cioè tipo a mezzanotte arrivava, cioè precisi proprio con l'hash e faceva adesso ne 100 di meno, io tipo ok, tipo tosa erba, ok, arrivava e li toglieva. Abbiamo scritto una mail, il supporto molto gentilmente ha detto: ah raga, che strano errore che avete, sapete cosa, va bene, ve lo sistemiamo. Io ok, fantastico, grazie. Finisce questo. Un giorno i commenti spariscono definitivamente e noi non riusciamo a vederli, cioè vediamo il numero, questo però era un bug abbastanza diffuso. Quindi abbiamo detto vabbè, okay, ci può stare. E abbiamo scoperto di recente ancora un'altra problematica tra le tante, ovvero che il nostro sistema delle notifiche è inesistente. Non è che è inesistente, perché questa è una cosa lamentata da un sacco di youtuber, no? Che quando magari iniziano a fare meno visualizzazioni dicono: fanno è colpa delle notifiche! A campanella! E invece magari non è così. Ecco, noi nel nostro caso possiamo avere la certezza matematica, i miei capelli oggi vanno come gli pare, che è così. Perché abbiamo proprio visto il numero delle iscrizioni con campanella attivata crollare e poi risalire da un giorno all'altro. Ma la parte divertente è anche YouTube che te lo dice proprio. Noi abbiamo mandato una mail al supporto e il supporto ci ha detto inizialmente: no, va tutto bene, non notiamo niente di diverso. Dopo un attento controllo ci ha mandato, abbiamo richiesto un'altra volta perché non cambiava niente. Noi dopo lo speciale 20.000 abbiamo fatto così, di una montagna rossa. Ma proprio l'analytics non sa che dirci. E praticamente il supporto ha detto: regà, c'è un problema, lo stiamo risolvendo, please, non sappiamo che dire, abbiate pietà e pazienza.
Quindi, cioè, per rispondere alle curiosità, se qualcuno nota un calo di visualizzazioni, non sappiamo perché, non ne abbiamo idea. Ci stiamo provando in tutti i modi, ma YouTube niente. Funziona in questa maniera. Io ho smesso di fare le domande, non ce le per facciamo. Per dirvi la maledizione che grava su YouTube, una volta... Non su YouTube, su di noi. Su di noi e anche su YouTube. Una notte mi stavo facendo una doccia, tipo a mezzanotte, dopo una giornata stanchiosissima. Stanchiosissima. Lui mi chiama e mi fa, ah sì, e io, sono spariti tutti i video. Ah, una volta sono spariti per due ore di notte. Io mi sono troppo... Infatti io ho avuto l'infarto. Perché non si vedevano. Come se avesse qualcuno fosse entrato e avesse messo tutto privato. Tutto ho fatto... tolto. Quindi abbiamo fatto... Ho preso l'infarto brutto per 10 minuti. E questo è letteralmente il motivo per cui il nostro canale è maledetto. Ci potremmo fare un video sui colpi di sfiga. Un giorno lo faremo. Sì, lo faremo. Adesso continuiamo con le domande che abbiamo fatto tipo 5 minuti di nulla cosmico. Perché sì. Bene, Adam Gaming, qual è il vostro vero nome? Zorro. Drain. Prossima domanda. Voglio dei biscotti, che non è la domanda, ma è proprio il nome della persona. Ah, ok. Ma solo a me fa ridere il nome Alfonso? No, fa ci ridere. Sta, Alfonso. Ma a me fa ridere, effettivamente. Senza offesa. Per gli Alfonsi. Alfonsi, non vi offendete, però effettivamente è tipo Pompeo. Pompeo. E se che... no, altri nomi che fanno ridere. Pompeo devi essere per forza Ottaviano. Sì, nomi un po' bizzarri. Devi dai. Essere per forza un ciccione con la toga se ti chiami Ottaviano. Ottaviano o Pompeo? Pompeo. Come buongiorno. Buongiorno, io sono Pompeo. Pompeo. Sei sì. Tipo un cristone se gigantesco. Se vi chiamate Pompeo avete la nostra solidarietà. Luna Love. Sorrow, taglierai mai i capelli? No. Mi devono entrare lunghi e folti. Sì, cioè amo tipo visto... Rapunzel. Dopo aver visto l'intervista Helsing... col vampiro. Anche, sì, Helsing Ultimate. Tutta questa roba con i vampiri. E lui è salito a brutto. Ah, e il capello lungo fino a qua, dai. Christian Schiano di Cola chiede: giocherete mai in live con gli iscritti? Si se spera, sì, ovviamente di sì. Se sì, quando? Risposta semplice e breve. Appena ce lo concederai. È il Dominator. Appena che si arriva blocca. Il PC. Appena arriva il PC cazzuto, noi faremo di tutto e di più. Perché la connessione è buona, ce l'abbiamo. Il problema è solo il computer. Se volete balliamo pure. Sì, sì, ci mettiamo a ballare su Discord. E che tra l'altro trovate il link in descrizione del server Discord. Comunque, se lo faremo, lo faremo quando arriverà Twitch, però plausibilmente. Quindi aspettate, ma un giorno arriverà questa cosa. Sì, 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 tranquilli, c'è una cosa che si fa. Potete tirare un sospiro di sollievo, perché sicuramente non vivevate senza questa consapevolezza. È come la seconda stagione di una cosa che vi piace, è confermata, ma non si sa quando uscirà. Bisogna pazientare un pochino. E Sabrina D'Amico chiede: ma Drain sapeva già del Covid? Perché porta la mascherina? Lui ha il palantir, vede nel futuro, è uno stregone cattivo. L'ho scatenato io. Sì, bella, se avessi il controllo sul Covid adesso sarei tipo multimiliardario. Ma no, io è stata solo una buffa coincidenza. Effettivamente se ci pensi fa ridere. Sì, anche io ho messo la mascherina per gli occhi. È stato completamente involontario. Sì, tu ti sei coperto la parte sbagliata perché pensavi di beccarti la cosa, la congiuntivite. Aiuto, no. Gabri Pan, questa ti piacerà. Qual è il vostro Star Wars preferito? Per me è il terzo. Non per me, per Gabri Pan. Ok, allora... penso sia uno dei tre prequel. Sì, perché si parla dei... non so se lui parla del terzo, forse il terzo quello vecchio. Il terzo vecchio, penso. Però noi siamo parte di quella race, di quella brutta brutta specie di esseri umani che amano profondamente i prequel di Star Wars. Perché a parte che ci siamo cresciuti, hanno dato molta profondità per esempio a Darth Vader. Senza odiare troppo Jar Jar Binks, se siete fan della saga, pensateci un momento. Prima dei prequel. Darth Vader era Darth Vader, come vi pare. Era un grosso pupazzone con i pulsantoni. Era un pupazzone di plastica che faceva cose e combatteva che faceva... male, tra l'altro. Aiuto! Cioè, erano gli anni 80, contava tu uguale. E aveva un sacco di pulsantoni qui perché sì. Invece con i prequel gli hanno dato uno spessore. Il background storico, la depressione, cioè, intrinseca. Tu puoi vivere il dolore di questo ragazzino biondo che passa dall'essere un ragazzino biondo a essere fondamentalmente l'anticristo laser. Esatto, che era un bambino e faceva sì, gli sgusci. Poi diventa quello. Potrebbe essere spoiler, ma il film è uscito 20, una cifra un di sacco tempo di fa, quindi, se state guardando tipo la guerra dei cloni su Disney Plus e dite che non lo sapevate che Anakin diventava Darth Vader, siete arrivati tardi. È più colpa vostra che nostra. E, Roberto Marega,
come avete fatto a fare 22.000 iscritti in un anno? Con la dedizione. No, spammando, perché bisogna meritarseli gli iscritti facendo video e noi non li facciamo, perché fare commenti è facile. Stronzate, madonna. In realtà è che noi ci siamo sempre per gli iscritti, cerchiamo la maggior... cercando di essere molto dediti alla causa, non ci siamo quasi mai fermati, siamo molto attivi in giro, facciamo cose, ci teniamo parecchio, sudando sangue in poche parole. Però lo facciamo con piacere. Tranne quando sentiamo queste menate tipo: "Vi dovete meritare gli iscritti!" E noi stiamo là tipo: piccola perla per farvi riflettere. E noi commentiamo sì perché guardiamo i video, perché prendiamo ispirazione, eccetera, ma sarebbe... è più comodo se uno non commenta, regà. Cioè, non è che uno se lo commenta di meno, semmai il contrario, ragioniamo. Cioè, perché poi la gente che fa gli iscritti facili, oh, e se sono facili, fateli pure tu. Dal posto nostro, senti tutte queste menate tutti i giorni. Però non fa niente, perché a noi ce ne frega poco e niente di questo tipo di opinione. Quindi, è solo una è solo una constatazione buffa per farvi riflettere. Se fosse, cioè, è più facile fare iscritti senza commentare, più divertente a volte anche perché fai molte più cose buffe. Sì, capito? Cioè, riflettiamo sulle cose prima di dire. Va bene, prima domanda... pensa, poi parla, perché parola poco pensata porta pentimento e botte. Allora, la prossima domanda è interessante. L. Antonetti, e la leggo come è scritta: avete mangiato il succo al prosciutto di tonno raccolto nella Sardegna dell'Est, pescata nel 3456 e portata qui da noi per Sorrow? No. Sì. Sì, ma lui ha perso la memoria, non se lo ricorda. Beh, Hector LP, ascoltate mezza canzone dei Linkin Park? Ovvio. Sto cercando qualcuno che se li incula, dato che non conosco nessuno a cui piacciono. Gloria! A parte il fatto che cambia amicizie, perché se i tuoi amici non conoscono i Linkin Park non hanno sofferto del dolore esistenziale. Però ovvio che ascoltiamo i Linkin Park. Certo che ascoltiamo i Linkin Park. Adesso ti faccio piangere. Who cares if one more light goes out in a sky of a million stars. Ok, basta. Cosa? Che c'è una pistola da doppia. Bene, e questo conclude le domande di oggi. L'illuminazione è quella che è, visto che abbiamo registrato praticamente di mattina molto presto. Sì, e c'è l'angelo che ha fatto tipo... L'angelo sta in ferie da un anno. Non viene più, ci ha dimenticato. Probabilmente se continua a aumentare il caldo nel prossimo vlog torneremo incamiciati così per fare uno scherzo. Se volete farci domande potete usare l'hashtag, tutti i link sono in descrizione. E noi ci vediamo ad un plausibile video di Among Us domani. Sempre che vi arrivino le notifiche. È tutto da Pain e Sorrow.